grazie a tutti. Levati, vieni. Senza paura, può dire quello che vuole. Può dire quello che vuole, anche cose scomode. Da querela, poi li ripeto io, tanto c'ho l'immunità. Sono una catechista. Anch'io lo. Allora, io devo dire che ho tre figli maschi che non hanno fatto il militare, quindi non ho lavorato per la patria, pare. Però posso dirvi che io li ho istigati a delinquere, ragazzi. Istigati a delinquere perché diventassero anche loro vostri 5 stelle, come voi. Mio figlio si è addirittura licenziato per poter continuare a studiare e poter cambiare questo paese. Tra una settimana parte, va in Africa. È un ragazzo bravissimo, ha lavorato e ha studiato, si è laureato 15 giorni fa e adesso ha detto parto perché io voglio fare qualcosa per questo paese. Io vengo da 1200 chilometri lontani, vengo dalla Puglia, sono venuta in questo paese e non voglio andare via, però oggi sono costretta a farlo, perché il nostro caro sindaco, vicino a casa mia, quando doveva essere eletto, è venuto nella piazza del mercato per poter raccogliere i voti. Poi, quando l'ho chiamato, per carità, mi hanno buttato giù il telefono. Io ho un marito che ha lavorato 38 anni e adesso si trova disoccupato da un anno. Da questo mese non percepirà neanche più quella miseria che prendeva di disoccupazione. Ecco, io non è che non dormo, io forse dormo troppo, perché per me il sonno mi narcotizza. Per non pensare, perché io ho tre figli e non so, miei figli, quale sarà il loro futuro. Non penso a me, perché io sono vecchia ormai, sono vecchia. Ma loro cosa faranno? Cosa mi lascio? E allora, ragazzi, per me siete tutti i miei figli, per me siete le nostre comete. Io vi dico solo questo, non deludeteci, io non posso fare nulla, non sono mai stata vecchia, sono una casalinga, ma se mi volete l'aspetto di più, io non so fare, perché l'ho sempre fatta a casa mia, io faccio il pane, faccio la pizza, faccio le orecchiette, se volete vi invito tutti a mangiare a casa mia, io faccio tutto in casa. Dico, ma cosa servo io? Cosa potrò mai fare? Cosa posso fare? Però c'è il Signore che mi guida. Il Signore mi guida. Ieri l'ho passato tutto il giorno a catechismo con i bambini. Oggi sono una sovversiva contenta però. Ma cosa stai dicendo?
facendo? Cosa sto dicendo? Vabbè, ma ragiono come vuoi. Ho chiuso e boh. Adesso mi ha richiamato lei dopo due giorni dicendomi: ma perché non chiami? E avevo altro da fare, perché comunque io un cuore ce l'ho, ragazzi, ho un cuore che batte forte per voi. Mi raccomando, e niente anni, con una matita si può cambiare, dobbiamo cambiare, per favore, dobbiamo cambiare questo mondo, questa città, l'Italia, la dobbiamo cambiare. Io sono stata anche 5 anni all'estero, in Germania, e ci tornerei, guardi, ci tornerei, però non voglio lasciare in mano il mio paese a queste persone che comprano le mutande verdi. Grazie di cuore.